Per un fotografo è indispensabile avere l'attrezzatura perfettamente funzionante. Per questo motivo, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, dobbiamo pulirla tutti i giorni, per evitare un malfunzionamento o un precoce deterioramento. Iniziamo smontando il flash, il paraluce e rimuovendo tutte le batterie, senza smontare l'obiettivo. Con un pennello o uno spazzolino si rimuove la polvere e la sabbia su tutto il corpo macchina e obiettivo, facendo particolare attenzione alle parti vulnerabili, come i tastini, dove spesso si deposita sporco e sabbia. La funzione protettiva dell'alcol isopropilico evita l'intaccarsi del salino presente nell'aria e rimuove ogni tipo di sporco causato dall'utilizzo a mani nude. Vanno pulite e spazzolate tutte le parti metalliche, con attenzione alla slitta flash, che è soggetta all'ossido, una passata alle viti e con cautela al vano card, che ha parti delicate in metallo. Infine, tra obiettivo e corpo macchina, per eliminare ogni impurità. Si tratta per lo più di contatti elettrici, che con una corretta pulizia mantengono il loro funzionamento. Anche il flash ha le sue parti metalliche, contatti e vitine vanno pulite con costanza. Le lenti vanno pulite solo con le apposite cartine, basta una goccia di liquido, pulite con un movimento rotatorio fino a che sia completamente asciutto e privo di macchie. Muovete l'obiettivo e guardando il riflesso potete assicurarvi di aver eliminato ogni alone. Ogni tanto è bene pulire le parti in plastica, sempre a contatto con la pelle. Infine, ricordatevi di lasciare sempre il dispositivo VR in off. Lo stabilizzatore va usato solo in caso di necessità. Ecco cosa fare per avere l'attrezzatura pronta per nuovi scatti. Grazie dell'attenzione.